parte del calore che arriva dal nostro cammino, dal nostro termocammino, stufa a legna o quello che sia, è il calore radiante che viene trasmesso attraverso il vetro borosilicato, se non sbaglio. Però ovviamente se il vetro è sporco, una parte dell'energia è bloccata. Quindi una volta ogni tanto è buona norma dare una pulita al vetro, sempre che il vostro spray funzioni. Vendono dei prodotti appositi, noi in questo caso forse sì, abbiamo preso un semplice sgrassante, ma in realtà è una scusa questa cosa, perché quello che vi vorrei far vedere è poi il provvedimento che dà il nome al video, e quindi diciamo possiamo vedere che con un prodotto che in realtà andrebbe fatto agire un pochino prima di pulire, fare la pulizia vera e propria, si può togliere gran parte dello sporco. Però alcune macchie particolarmente insistenti rimangono. Lo potete vedere qui, punti diciamo di maggiore probabilmente calore, o forse minore, perché questi vetri spesso sono anche autopulenti, utilizzano il calore della fiamma per rimuovere le particelle di sporco che sono sul vetro. Quello che vorrei farvi vedere invece è l'utilizzo della cenere del nostro camino proprio per pulire il vetro del camino stesso. Quello che ci servirà sarà un pochino di cenere, ci servirà una coppetta dove raccoglierla, va bene anche un bicchiere, e un pochino di acqua e uno straccetto. Prendiamo una ciotolina e prendiamo un po' della cenere del nostro camino, cerchiamo di prendere un po' di quella più sottile, senza carboni. Non succede nulla se prendiamo anche un po' di carboni, ma noi ci serve la cenere quella più sottile. Potrebbe anche bastare per il nostro test. E adesso prendiamo un pochino di acqua, la bagniamo leggermente. Ce ne serve tantissima. Quello che dobbiamo ottenere è la consistenza di una paffetta, come se fosse un po' un cemento. Quindi regolatevi con acqua quanto basta, una ricetta da MasterChef. Ok, come avete visto abbiamo pulito il vetro abbastanza bene, però ancora c'è qualche spot qui, qua, che non è particolarmente, insomma, non è venuto troppo bene. Adesso abbiamo la nostra paffetta, il nostro cemento di cenere, e lo mettiamo su queste parti più resistenti. In pratica quello che utilizzeremo è da una parte l'azione diciamo scrostante, diciamo così, della cenere, che è un in pratica la sciva, acqua e cenere, era la parte centrale della fabbricazione dei saponi nel Medioevo, nel diciamo prima dell'era chimica industriale, ma in realtà la vera azione pulente la fanno le micro particelle a base di carbonio della cenere, ovviamente essendo il prodotto di combustione delle piante, degli alberi, della legna, è ovviamente fatta di carbonio come siamo fatti noi essenzialmente, e quindi è come utilizzare una pasta abrasiva molto sottile sul vetro. Io non consiglio di fare questa cosa spesso,
perché sul vetro renderlo poroso o comunque ruvido attraverso il passaggio di un agente abrasivo lo a lungo andare lo rovina, lo rende opaco. Quindi non lo fate spesso, fatelo veramente una volta ogni tanto e solo quando insomma avete delle macchie un pochino più resistenti. Prendiamo un nostro pezzettino di carta come abbiamo fatto prima e puliamo. Come potete vedere, scompaiono. Hanno anche un po' di magico questa cosa. Acqua e cenere. E poi quando ci siamo stufati prendiamo un panno pulito, magari lo umidiamo un pochino e finiamo di pulire il tutto. Non serve neanche della carta bianca, basta anche un foglio di giornale. Anzi, è un classico per pulire i vetri, il foglio di giornale è il rimedio della nonna. Potete vedere il vetro è venuto particolarmente pulito, praticamente senza utilizzare nessun prodotto chimico di sintesi, e devo dire che tutto sommato sono particolarmente contento. La cenere ha molte altre proprietà, può essere utilizzata in molti altri modi, ne trovate tantissimi su internet. Considerato che ne produciamo abbastanza con il nostro termocamino, nulla vieta che in un futuro prossimo faremo qualche altro mini tutorial su come riciclare la cenere della nostra stufa a legna o delle vostre stufe a legna o di vostri termocamini o stufa a pellet o quello che sia. Se il video vi è piaciuto, un thumbs up è ovviamente sempre molto ben gradito. Se volete rimanere in contatto con il canale, sottoscrivete.